operava con un'attività di fiancheggiamento importante perché abbiamo riscontrato proprio il suo utilizzo, tra virgolette, sia per il trasporto del singolo stupefacente per le cessioni alla cliente all'abituale, sia per il trasporto delle forniture intermedie, quindi di forniture anche più consistenti. Durata 4 mesi e costantemente e quotidianamente ovviamente riscontrata proprio dai carabinieri del nucleo operativo di Scalea. Abbiamo infatti scoperto sì, della organizzazione proprio durante le feste natalizie di un furto presso un supermercato di cui tra l'altro uno degli indagati è dipendente, quindi ben 6 su 25 infatti le donne con ruoli anche attivi di spicco e non soltanto proprio nell'attività di cessione e di rifornimento ma proprio di fiancheggiamento nell'occultamento dello stupefacente sia sulla propria persona, consapevole ovviamente della difficoltà di effettuare perquisizioni in questo senso e sia all'interno delle loro abitazioni. Lo scopo di questa operazione era dare una risposta immediata. Grazie alla Procura di Paola siamo riusciti in tempi brevissimi a consolidare le posizioni di tutti questi soggetti e la cosa importante è toglierli dal territorio rapidamente. È chiaro, come ha detto già la dottoressa Fasano, che ringraziamo, sono provvedimenti che devono essere valutati. Noi abbiamo fatto il nostro, la Procura di Paola ha fatto l'attività che doveva, adesso vediamo l'esito ulteriore. Noi siamo sicuramente soddisfatti e sicuramente quello che abbiamo fatto è stato fatto semplicemente per togliere droga dalle strade e evitare che figli di persone che abitano nell'Alto Correno Cosentino si possano rovinare e prendere strade che non devono prendere, e di questo noi siamo soddisfatti. Non parliamo di fatti di 2 anni fa, di 3 anni fa o di dinamiche superate, questi sono fatti che accadevano fino a ieri e oggi non accadono più, al momento non accadono più per la risposta immediata che abbiamo dato.